Renzo, te lo chiedesse la Schlein di nitrire dopo 2 secondi. Il nitrito di Davide La Cerenza introduce, caro Davide. Ci manca solo che la Schlein si metta a nitrire. Già il Partito Democratico ha le sue, diciamo, così, difficoltà. Potrebbe essere un modo per prendere altri consensi. A quel mondo possa essere. Dici. Non credo. Un grande amico di La Cerenza, già ospite di questa trasmissione, Filippo Champagne. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera, Mister Parenzo. Attenzione. Fallo meglio, però. Attenzione, please. Il mio cavallo di battaglia. Sì, anche l'altro cavallo. Spingi. Spingere, poveri, solite cose. Poveri, come fai? Poveri. Sì. Poveri. Poveri, questo è il suo. Ma perché non vai un po' in vacanza anche tu? Io sono sempre in vacanza, mister. Io sono da una vita in ferie. E mi infastidisce da morire che lei mi chiama mister. Mi potrebbe per piacere dare del lei. Poi oggi sono Parenzo. Ma anche solo per educazione. Sono molto arrabbiato oggi, perché mi sono svegliato prestissimo. Cioè che per i comunisti come lei mi sono svegliato prestissimo. Che c'entra i comunisti? Però scusami. E come no? Come i comunisti? Cioè, a che ora ti sei svegliato? Rispetto al tuo solito. Sono svegliato alle 9 del mattino. Beh, dovevo andare in banca. Devo andare in banca a chiudere un conto, perché la banca mi ha fatto storia ultimamente. Perché io, essendo un giocatore, faccio parecchi movimenti sul conto corrente, soprattutto prelievi. 2 mesi fa volevano, dalla direzione generale della mia banca, ovviamente, volevano spiegazioni di tutti questi prelievi. Ma cosa giusto? Sono i miei soldi. Attenzione, non diciamo qual è la banca. Hanno fatto benissimo. Lei hanno si fatto sta benissimo. Sbagliando, perché prima hanno fatto bene, anche perché governo, per la prima volta l'hanno buttata giù dal letto. Mi scusi, con i comunisti prima è una legge europea l'antiriciclaggio. Cosa dice? Si poteva prelevare 3.000 euro. Sì. Poi la sinistra voleva portarlo a 1.000, una cosa vergognosa. Adesso, fortunatamente, la Meloni l'ha portato a 5.000. Ma se io vado 3 volte a settimana e prelevo 5.000 euro alla volta, o meno, cioè, oddio, 4.999 sono i miei soldi. Oggi se vai a prelevare in banca sembra che fai una rapina. Ma dove siamo? Che paese? Mi sono ballati al casinò tutti i cavalli, tutti. A me piace il contante, voglio il cash. Quanto c'hai in tasca adesso, Fili? Sa cosa sono le viole, Parenzo? Faccio vedere qua, sono qua, queste qua sono le viole. Le banconote più belle sono queste. 500. E le vogliono togliere, le stanno togliendo, poi ci vorranno anni. E poi non venitemi a dire come fa ad avere le viole, perché io vado a giocare al casinò in Svizzera, può confermare Nevio, e se vinco 20.000 euro me li danno in contanti e posso decidere anche quale pezzo voglio, quale banconota. Questa è libertà, sei incazzatissimo oggi. Sono arrabbiatissimo, sono svegliato alle 9, ma stiamo scherzando. Lei è un insulto, è un insulto al 90%, 99% delle persone che escono. Questo qua è un paese champagne. Mister, mi chiami mister, basta questo mister, stupidaggio. Lei è un buffone, basta questo mister. Parenzo, ma sai che io quando vado a giocare anche signor, basta questo signor. Lei è un alcolizzato, però le posso solo dire, è il re della gaina, sono il dio della gaina con tanti discepoli che mi seguono a migliaia, e dico a migliaia. Questo è Moggi. Comunque, mister o signor Parenzo, come vuole che lei sia chiamato, sono 15 anni che faccio la Milano-Como per andare a Svizzera a giocare al casinò. Sa che sono 15 anni che per 3 gallerie di merda ci sono i lavori in corso. Io quando torno a casa a volte devo fare tutto il lungolago, devo fare il giro turistico perché sono 15 anni che non sistemano 3 gallerie. Cioè, ma dove siamo? Questa è l'Italia. Tu dici le tasse, che cos'è? Ha ragione, però, su questo. Uno dice paga le tasse. Tu non le paghi perché. Vabbè, ci pensano a pagarmele. Qual è il problema? C'è la family sistema. Ma che modello è la family sistema? Che cazzo vuol dire? Comunque, sono molto arrabbiato oggi. Perché si è svegliato alle 9, che non è proprio un orario così. Sono andato a letto alle 7, ho dormito 2 ore. Mi scusi, ma è poco per me. Chi se ne
frega. Chi se ne frega? Ma io devo bere, mi devo divertire. Ma scusa, ma che hai fatto alla fine? Il conto l'hai chiuso? Certo che l'ho chiuso. No, loro mi hanno detto: se non spiega tutti questi prelievi, movimenti bonifici, le facciamo chiudere il conto tra un mese. Benissimo. Io detto, no, esatto. Andate voi a rubare, chiudo il conto io prima di voi. Chiuso subito. E l'ho anticipato. No, ci ho voluto 10 giorni. L'ho chiuso subito. Chiuse, adesso che ce fai? Lo dovevi aprire. Ho aperto un altro conto online perché anch'io ho amici banchieri. Filippo, vieni da me, poi vado là. E no, ma tu fai troppi movimenti, fai troppi prelievi. Ma in che paese siamo finiti? Ma uno non può manco prendere i soldi. Il cash è quello che porta avanti l'economia. Parliamoci chiaro: il nero porta avanti l'economia. Qui siamo a Confindustria, non si possono dire queste cose col nero. Vabbè, ho capito, però qua adesso. Ho sentito che non so che banca vuole togliere gli sportelli, vogliono andare. Ma ho sentito anche che in Svezia. Ma lei ha una vita particolare, però. Ho capito, ma ho sentito che in Svezia gli hanno messo i microchip nel polso per andare a pagare, identificarti. Questa qua è dittatura. Basta, siamo stufi. Solo che sai cos'è? Come diceva Winston Churchill, questo. Io sembro ignorante, però sono abbastanza intelligente. Che gli italiani fanno le partite di calcio come se fossero guerre e fanno le guerre come se fossero partite di calcio, perché se tutti scendessimo in piazza cambierebbe tutto, marciare su Roma. No, ma adesso non esageriamo. Allora, insieme qua, caro David, non c'è solamente un molto incazzato oggi, adesso però si calmerà sicuramente, Filippo Champagne, che tu tra l'altro non apprezzi nemmeno il nome Filippo Champagne, perché tu dici: come fa uno a chiamarsi? Mi sembra una baracconata, una baracconata di persona. Una baracconata. Ho capito, ma Filippo Champagne è perché lui beve champagne e ride. Uno gli dà della baracconata e ride pure, un cretino. Ci spiegherà il trucco della birra calda fra pochissimo. Intanto un altro applauso per Nevio lo stirato. Buonasera a tutti insieme, vengo, ma è l'ultima puntata. Io chiuderei qui con ma cosa Giambani, devi chiudere? Stirato. Tieni aperto, no? Così diverti un po'. Dai, Parenzo, fai il bravo. Ha ragione pure Nevio. Veramente sei un poverello. Scusami, adesso devo dire: povero cazzo. Vai, Parenzo. Scusi, Nevio. Massacrami. Sono qua apposta. No, però, Nevio, tu l'altra volta ci hai parlato del fatto del trucco che hai usato spesso con le banche per farti dare i soldi, del castelletto. Non è un trucco. Cioè, è un mezzo trucco. È una cosa seria. No, non è un trucco. Però è un modo per fregare. Non è per fregare. Tu fai un castelletto, se poi non puoi affrontare, se tu versi, non so, 100 milioni in cambiali, riba, quelle robe lì, e poi ne spendi 200, c'è qualcosa che non funziona. Come fai, capito? Appunto, che vuol dire il castelletto? Spiegalo un po'. Castelletto è quando tu puoi versare riba, cambiali, che la banca ti sconta e la banca ti anticipa i soldi. Tu l'hai fatto con più banche, castelletto. Con più banche, si sono fatte quasi 10 banche. Che truffa! Sono andato stirato perché come ti ho detto l'altra volta, sono un giocatore, succede a tutti, no? Ho capito, ma se giocatori. Loro sapessero che tu hai fatto un'operazione in un'altra banca, non te l'avrebbero dato. Bravo, però nulla. Io sto spiegando, scusa Parenzo, sto spiegando di il castelletto. Però quando tu fai una banca, fai dei castelletti e fai tanti versamenti, la banca ti dà fiducia, capito? Quando c'hai movimenti di soldi, la banca ti dà fiducia. Non è come adesso. Io sto parlando di 30 anni fa, Parenzo. Non adesso, non li fa più i castelletti. 30 anni fa, sì, adesso mi arrestano se entro in banca. No, per dire, ho detto una battuta. Ecco, ma l'altra volta sei passato, mi ha detto che stamattina sei passato davanti a una banca. Che hai fatto? No, Filippo mi fa: ma Nevio, sta banca no, è una di quelle che non ho seccato. Non ho seccato, nel senso che non ha debiti con queste banche. Non ho debiti con quella banca. Ma queste sono cose belle da dire. Ma scusa una cosa, Parenzo. Ma tu devi capire una cosa, Parenzo. Noi siamo giocatori, noi ci abbiamo ma nel voi DNA. Siete delle persone immorali. Ma poi immorali. Ma scusa, Parenzo, scusa. Sei immorale perché tu dici giochi, sei un ludopatico, ancora meno di prima, rispetto a prima molto meno. Però ti posso dire una cosa, Parenzo? Cioè, noi parliamo tante delle banche che le usanniamo, ma di cosa stiamo parlando? No, adesso non possiamo fare una cosa contro le banche. No, non vado contro le banche. Scusate, la critica alle banche la faccia fare a degli economisti, magari, che possono dire. Ecco, ci vuole. Ma lei intervenire, che fa i castelletti, a che titolo parla delle banche? Lei che fa intervenire. I castelletti. Comunque poi posso dire che una banca in quell'altra, quell'altro che ritrisce, quello che si chiama Champagne. Siete un caravan di imbecilli. Attenzione, però. Champagne, quello dei castelletti, l'altro idiota, come si chiama quello che nitrisce dell'altra volta? Siete quattro idioti. Siamo i numeri uno, ricordatelo. Ma chi cazzo sei? Un ex siamo deputato. Numero uno, povero.
un ex deputato della Repubblica mi scrive: ha ragione sulla questione del contante, ha ragione Filippo Champagne. E allora, ma di cosa parli? Ma tanti, tutti mi danno ragione, cioè, facciamo un referendum, andiamo a votare sulla libertà di utilizzare del contante, del se contante. Io fossi al governo. Scusa, possiamo cash, contare tutto i contanti libero. Che ha lei in tasca in questo momento? Ah no, poca roba, ci avrò 1.000 euro, non beh, so poche, però non è che c'è gente che gira con 1.000 euro così, come se non che 1.000 euro, questi sono di più di 1.000 euro. No, c'ho due viole tre pezzi da 50 e da 20, ma non li calcolo neanche, sono belle le viole, gialli e verdi. Quelli gialli sono da 200, i verdi sono da 100. Sì, beh, fino a lì ci arrivavo. Scusi, magari Parenzo non ci arriva, non so. Scusa, la fresca, no, stasera la fresca come la spendi? Dove vai? Al casino stasera? Probabilmente vado su a spingere, per forza. Beh, spingere al casino. Alla regola. Cosa vuol dire vado a spingere? Vado a spingere, vado a giocare al casino. Cosa va a spingere? Cosa? Cosa va a spingere? Poi, anche cosa lì, spinge? Lei prima parlava di economisti. Io, cioè, non è che sono una persona che, per carità, leggo poco i giornali. Scusi, però, posso dire una cosa? Suo fratello, su queste sue idee sul contante, che ne pensa? Cioè, si è confrontato qualche ma volta? Ma non ci parlo mai con mio fratello, non ti credo, parliamo solo di Inter, i primi siamo tifosi interisti. Dottor Romeo. Comunque, volevo chiudere qua il discorso delle banche, però io ho sentito tanti economisti che dicono che le banche, la maggior parte delle banche, fanno i bilanci falsi, ma è vera sta cosa o no? No, adesso come no? Come no? Si vedono, come no? Ma questo non si può dire questa cosa. Come no? Lei si assume la responsabilità delle fregnacce. Ma io mi assumo tutte le responsabilità. Io dico la verità, sono la voce del popolo, si ricordi. Però signor Champagne, posso dire, stasera lei che cosa ha intenzione di giocare? Quanto ha intenzione di giocare? Ah no, stasera vado tranquillo, un 3K, 3-4K. 3-4 mila euro. Sì, 3K. 3K. 3K sono 3 mila euro. Se non sa cosa vuol dire 3K, ma dove vive? Scusi. Pazzo, cioè, dove vive? Pazzo, lei vive guardando Sanremo, ma dai, ma di cosa parliamo? 3-4K. Ha intenzione di perderli tutti? No, perché devo perdere? Vorrei vincere. Beh, anche perdere, come abbiamo detto al suo Ma il problema è che quando trovo l'autostrada chiusa, non è tanto che mi fa uscire, mi fa fare tutto lungo. Se vinco mi dà fastidio perché ho fretta di ballarmi i soldi, no? Perché io se vinco devo subito andare a spenderli, no? Subito. Se non faccio tardi, questa è una malattia, non so, però. Due o tre bottiglie di champagne, qualcosa. Subito, spenderli subito. I soldi subito. Mi scottano in mano, mi scottano in tasca. Mi bruciano in tasca. Se invece perdo, vabbè, noi, io e Nevio, anche se perdiamo, siamo tra virgolette contenti. Il viaggio lo faccio di ritorno, a lungo di mezz'ora lo faccio volentieri. Due disadattati, due ma pazzi, che disadattati, che disadattati. Parenzo, uno dei soldi fa quello che vuole, ricordati. Questo ci mancherebbe altro, ma fare quello Castelletti, che vuole, incitare al gioco, non dire che vuole spendere la fresca appena le acque magari gli bollono in tasca. Siete due idioti, non vi bolle niente in tasca, vi bolle in cervello. Scusa un attimo, Neve, sono Parenzo, anche lì. Ma io l'altra mattina sono tornato a casa alle 8, mi sono fermato a far colazione, no? Sì. Volevo mangiare una brioche e bere un signor Cappuccio. C'è la gente che gratta appena appone i bar, sono lì a grattare i gratte vinci. E poi mi date del ludopatico a me. Grattano tutti, tutti che giocano. Paura. Ormai la gente che è tutti. Adesso non è che sono tutti. La maggior parte giocano tutti. Nei bar grattano più gratte vinci che bevono caffè. E ditemi se sbaglio. Fermi tutti, Filippo Champagne particolare. Totalmente incazzato, fra poco ci spiegherà la questione delle birre calde dopo puntini puntini. Fermi tutti. Mai sentito parlare del carburante HVO? Può creare danni e allergie ai Liberal di tutto il mondo. Compra nello shop della zuppa di porro la borsa il beauty della zuppa di porro. Dovrebbe fare anche Filippo Champagne, vendere il marchio Filippo Champagne, il quale ci racconta in questo momento cosa significa, caro Filippo, prima di tornare a Nevio lo stirato, naturalmente la birra calda. Che cos'è questa storia della birra calda? Che devo dire, quando me l'hai raccontato un po' mi ha sorpreso. Cioè, tu fai, che ne so, una sera bevi? Una sera che bevo, non so, 3-4 bottiglie di champagne, vino rosso, gin tonic, tequila, e poi a fine serata un po' disfatto, diciamo, no? Beh, sì, abbastanza, sì, no. dipende. Beh, l'altra sera in qualche tuo posto ho visto, in qualche tua storia ho visto. Stavo un po' come Bob Marley, però va bene. Eri un po' in gaina. E quindi per avere il colpo di grazia, in gaina vuol dire è quello stato, quell'ebbrezza quando si beve tanto che vai fiora, no? Sono bello fiora. Fiora è la gaina. Cioè, tu ti sei fatto anche 3-4 bottiglie di champagne, tu da solo. Sì, diciamo. Ma non c'ho problemi io, assolutamente. E allora? Ma come niente, poi dopo di solito mi fermo a un baracchino vicino a casa e mi sparo 3 o 4
tanto la marca non penso che... No, si può dire. Si può dire 3 o 4 moretti calde, birra moretti calda, che ti sballa completamente. Cioè, allora, questa è la cosa. Dunque, tu dopo aver fatto una serata in cui... E da oggi, e da quando l'ho fatto, mesi fa, tutti i ragazzi giovani a fine serata... No, speriamo di no. Moretti adesso, calda. Però, ma che messaggio devastante. Però scusami. No, però scusami. Tu praticamente che cosa succede? Tu ti fai la serata in gaina. In gaina, bevo, mi diverto. Sì. Prima di andare a letto, che sia... Ti fermi a un baracchino. Un anche a casa. Un bar, quello che è, sì. Mi apro. Ma secondo te, champagne? Che scusi, mi sballa bene. Sì, mi dica. Ma secondo te il direttore del Sole 24 Ore Tamburini va in gaina come dici tu? No, io penso che è un professionista. Penso di no. No, penso... te lo dico io, te lo rispondo io. Sinceramente no, non lo conosco. Non va in gaina, sinceramente, però penso che nella sua vita non sicuramente va in gaina, una sbronza l'ha presa per forza. Magari anch'io l'ho presa una, ma nessuno di noi va in gaina. Ma che sbronza prende lei con quei vinacci lì che beve? Che sbronza vuoi prendere? Dai. Poi stai male per forza e non puoi essere un fan delle buon bere, cioè Parenzo. Però scusami, io non ho capito bene che effetto fa. Addirittura allora, tu tre birre Moretti anche calde. Anche 4, anche 5 se voglio. 3, 4, 5 da quanto? Per un 5. Ah, come no? Io è tutto documentato. Sì, sì, cioè, 4, 5, sì, ho capito. Come se io già una vado, mi stranisco. Tu dopo una serata pieno, fatta... dopo che sono bello pieno, sì, vado a casa e mi bevo 3 o 4 Moretti calde che mi danno calde, soddisfazione. Perché calde? Perché ti sballano di più, le spiego, perché questa cosa nasce che un paio di mesi fa abbiamo organizzato una pokerata tra amici, sì, ovviamente sempre scommettere soldi, sempre giocare, Parenzo, sì, sia chiaro, sempre con la fresca. Allora, a un certo punto siamo sfondati rum, tequila, champagne, vino, birra, di tutto e di più, e siamo un po' svenuti durante, sì, la partita perché eravamo stanchi, sì. Poi a un certo punto io e mio amico ci siamo svegliati dopo 3 ore e mio amico il bomber Ciccio, che è un gran bevitore, sì, a un certo punto siamo riusciti a trovare uno scatolone. Eravamo a casa di un nostro amico che stava, sì, dormendo. Cerchiamo, abbiamo trovato uno scatolone di birra calda, no? Allora, l'abbiamo aperta e vedo il bomber Ciccio che la butta giù tutta ad un fiato. Faccio: ma bomber, mai calda? Filo, quando uno ha sete va bene qualsiasi cosa, anche calda. Quindi l'ho bevuta calda anch'io, bomber, e sono andato fuori di brutto. Ma c'era il demonio che mi stava venendo a prendere, belle cose. Come? Fa, vieni, no, aspetta che devo bere ancora un attimino, ci vediamo la prossima volta. Non ho capito, il demonio sta bere bomber Ciccio, c'è tanta roba, gran bevitore di superalcolici. Però scusami un attimo, per questo è un caravan di pazzi, di gente imbecille. No, scusami un attimo, la birra calda dopo questo profluvio, questo fiume di alcol, ti sballa, è come se fosse il colpo di grazia. Ah, il colpo di grazia, ti sballa da paura, trova sempre la parola giusta, la definizione. Vai a letto che sei bello bello, no? Bello fiora, poi ti addormenti subito. C'è gente che ha problemi di sonno, insonnia, ma dovete bere che va addormentato subito. Questa è una cura che potrei anche inventare io, magari a breve, più avanti, non si sa. Sor champagne. Allora, invece a Nevio l'ho stirato, passando, rimbalzando la palla a Nevio, voglio chiedere una cosa. Lei non è appassionato, per esempio, di... Sì, è un grande intellettuale del gioco, assolutamente. Ma cos'è che lei non ha giocato, Nevio l'ho stirato? Non gioco il gratta e vince, non ho mai presi, Superenalotto non me ne frega una mazza. Ai cavalli sì. Cavalli, ci ho fatto una vita. Quanto ha perso ai cavalli? San Siro l'ho comprata io qua. Scusami un attimo, Nevio, hai calcolato quanto hai perso ai cavalli? Io ho provato a perdere 2-3 mesi, circa 200-300 milioni. All'epoca 200-300 milioni. 200-300 milioni. 200-300 milioni di lire, non di euro. Di lire dell'epoca. Ma è gravissimo lo stesso, che vuol dire? Sì, ho capito. È gravissimo, se sei un giocatore cosa devo fare? È un giocatore. Cioè, mi piace giocare. Ma in tutto, per il gioco, quanto hai perso, Nevio? In tutto? Per il gioco, non posso calcolarlo. Secondo me supero i 10. 10 che? 10 milioni di euro. 10 milioni di euro? Calcolando in lire, sì. Calcolando in lire, tu hai perso più di 10 milioni. Sì, tranquillo. Ma tu riesci a dormire tranquillo da mezzo? No, io te l'ho già detto anche l'altro. Non ho capito, ma è importante. Ma io dormo. Tu dormi? Dormo. Sono gli altri che non dormono. Io dormo tranquillo. Ma come si fa a vivere con un cumulo di debiti così? Perché ma non sai mi che interessa. Non può... perché... Ho capito, ma non mi interessa. Chi avanza è lui che non... E lui magari non dorme perché devo dargli la festa. Ma questo è gravissimo. Io dormo, non me ne frega una mazza. Ma questo qua è quello un messaggio da me negativo. Non prende più una lira, ma perché sono stirato, dice la parola, sono alla canna, che devo fare? Non ce li ho, come pago? Questo pure è vero, Davide, scusami, dal punto di vista tecnico. Se non ce li ho, come cazzo tecnicamente parlo? Tecnicamente non ha torto. Da dire.
Ho capito, ma è colpa sua se non li ha. Ma ho capito, è colpa mia, che cazzo me ne frega me. Però io la mattina mi alzo alle 6:30 e vado a lavorare. Cioè, adesso, non è che vado a rubare. Adesso, ho capito, adesso. Capito. Come fa a non sequestrarti lo stipendio? Ma che sequestrare lo stipendio? Dovete essere affidati ai servizi sociali. Io vivo, tutti faccio. Poi dovreste uscire da Radio 24 ed essere affidati. Ma quale servizi sociali? Parenzo, io l'economia la faccio girare lo stesso. Noi la facciamo, faccio la spesa, pago la bolletta, pago l'affitto, pago quello, pago quell'altro. L'economia gira lo stesso, non è che vado a rubare la spesa. Magari c'è qualcuno che è rimasto sotto perché per i soldi che gli dovevi dare o no? C'è qualche singolo, qualche solo persona. Le banche, basta. Solo le banche. Solo io. Non è una cosa positiva, che vuol dire solo le banche? Solo le banche. Quando vanno in sofferenza le banche, vanno in sofferenza anche le persone. A me tutti i miei dipendenti, tutti pagati, sempre pagati bene. Io da me lì non avanza nessuno. Senti, ma tu hai giocato anche... Nessuno. Mai andato dagli strozzini, tra parentesi, mai, neanche sfiorati. Neanche sfiorati, ma lo dice come se fosse una cosa eccezionale. Ma mi sono giocato normale. Del mio, ma che me ne frega a me dei soldi? Io non ho mai pensato ai soldi. Scusami, Nevio, tu facevi il giro che era cavalli, no? Prima cavalli. Cavalli, bische. Cavalli, casinò e bische. Bische, sì. Era il grande giro. Le bische, che vuol dire? Bische? Le bische, quando si giocava ai dadi all'aperto, non so, a Palmanova, a Giambellino. Quelle tutto clandestine, legale, sì. Quelle che poi erano gestite, non voglio far nome. Che Parenzo, senz'altro. Quanto lo ti giocavi ai dadi, per esempio? Ai dadi ho provato di. Dipende, c'erano serate che giocavi, non so, 10, 20 milioni. C'era, io ho ai fatto. Dadi. Sì, sì. Ma io ai dadi. Io ai dadi nell'88, sì. Ti dico anche l'anno, me lo ricorderò come se fosse oggi. Ai dadi, io ho fatto 3 mesi e ho vinto 400 milioni e poi ce l'ho lasciati con gli interessi. Poi hai giocato ancora. Bravo, bravo, che devo fare? Parenzo. Bravo Pirla, sarà un Pirla, però è così. Il gioco ti porta gioco a questo. Il gioco, ragazzi. Il gioco è gioco. Allora, la conclusione, Parenzo. Naturalmente, è con Filippo. Poi sono Pirla, me lo dico anche da solo. Pirla. Però dormi. Però dormi, però dormi, questo è il punto. È regolare. Questo dormi regolare. Perché se vedete delle ciucche da paura? No, io non vedo le ciucche. Cioè, ogni tanto bevo anch'io con Filippo. Ci mancherebbe. L'altra sera, Nevio, stavi ubriaco. L'altra sera, l'altra sera ho bevuto. Ma bisogna vergognarci però, quando sei ubriaco. Però non è assolutamente. Che. Allora, bisognerebbe vergognarsi. Non sempre. Ogni tanto. No, no, Filippo, spiegami una cosa. Non ho capito. Per te, che cos'è il vino? Che cos'è lo champagne? Dimmi. Beh, allora io quando ero molto più giovane non avevo le possibilità di berlo, si bevevano i cocktail, queste cose qui. Poi ho scoperto il mondo dello champagne e mi sono appassionato. No, ma cos'è per te lo champagne? Una specie di droga, diciamo la verità. Quando vedi quelle bollicine, cioè quando vedi quella bottiglia soprattutto, quando vedi la bottiglia. Ma perché ti spiego, posso darti del tuo, sì, Cruciani, di lei Parenzo, te del tuo. Signor Parenzo, sì. Signor Parenzo, sì, chiedo scusa. Mister. Perché l'euforia che dà lo champagne non lo dà nessun altro tipo di alcolico. Se io mi bevo 5 bottiglie di champagne, meglio di una trombata, e uno, diciamo si, beve, e uno trombata. Si beve 4 bottiglie di vodka, con lo champagne stai cioè bello. Cioè è meglio bello. Di una chiavata, diciamo la verità, una bottiglia di champagne. No, diciamo che ora come ora, beh, prima magari con le ragazze spingevo, adesso se dovessi andare con una ragazza mi deve piacere, e se devo scegliere con una ragazza che tra virgolette è lì che non mi piace, devo andare a bermi 3 bottiglie, ma tutta la vita il vino e il gioco. Mettiamo dentro anche questo. Mi dà libidine, mi dà libidine. Poi certo, se mi si presenta Belen, mica mi tira indietro il sorparenzo, ma di cosa parliamo? No, non si presenta. Filippo Champagne e Nevio lo stirato. Buonasera. Fermi tutti. Questa buonasera è l'Italia. Italiani! Italiani!